cetacei sono i più grandi animali oggi viventi. Titani come la colossale balenottera azzurra possono superare le 100 tonnellate di peso, rendendoli dei veri e propri pesi massimi nel regno animale. Per milioni di anni, questi giganti hanno popolato pacificamente gli oceani, rendendo spesso le loro eccezionali dimensioni un'arma vincente contro gli altri predatori dei mari. In parallelo alla loro diffusione, però, in superficie, un'altra bizzarra creatura stava iniziando lentamente ad espandersi. Una creatura che avrebbe cambiato per sempre le sorti del nostro pianeta. Homo sapiens. Nel giro di una manciata di secoli, grazie all'avanzare delle proprie capacità tecniche e scientifiche, l'uomo riuscì non soltanto a conquistare i continenti su cui viveva, ma anche ad esplorare e ad attraversare gli stessi oceani. Ed è proprio in questo momento che ha inizio uno dei più travagliati e distruttivi rapporti tra uomo e animale. Seguiteci in questo straordinario viaggio a ritroso nel tempo, quando i nostri antenati scatenarono una caccia spietata verso le più grandi creature che abbiano mai abitato i mari, in epopee che spesso si concludevano in tragedie. Scopriremo come poche manciate di marinai potevano tenere testa a questi giganti e soprattutto come nel giro di pochissimi anni li abbiano portati quasi all'estinzione. Benvenuti nell'era delle baleniere, degli arpioni e delle grandi odissee. Benvenuti nell'era della caccia alle balene. La nostra storia ha inizio nelle remote coste dell'Europa meridionale, circa 6.000 anni fa. Sono di questo periodo, infatti, le più antiche prove di consumo da parte dell'uomo di carne di balena, quali denti e vertebre rinvenuti in alcuni siti del Neolitico francese. Nonostante non sappiamo se gli uomini che ne avevano fatto uso avessero effettivamente ucciso il cetaceo o semplicemente si fossero cibati di un corpo spiaggiato, ciò fa comunque intendere che l'utilizzo da parte dei nostri antenati di questi enormi animali ha origini molto antiche. Nei millenni successivi, i semplici coltelli in pietra scheggiata usati da questi cacciatori preistorici fecero spazio a spade e giavellotti, mentre le fragili zattere usate per attraversare i brevi tratti di costa si trasformarono in grandi navi da carico. Durante l'età classica non abbiamo testimonianze di eventi di caccia massiva contro i cetacei, ma con l'inizio del Medioevo questa pratica cominciò a prendere piede in modo sempre più diffuso e costante. I primi furono i Baschi, nel IX secolo, rendendola un'attività rilevante, continuativa e non circoscritta soltanto al consumo locale, bensì commerciando i prodotti derivati con gli altri popoli del Mediterraneo. Proprio i Baschi avevano un importante vantaggio in questo senso, la loro posizione geografica. Il Golfo di Biscaglia, infatti, per 6 mesi l'anno diventava un'importante rotta migratoria per un bizzarro cetaceo dal corpo rugoso e dal comportamento pacifico. La balena franca. Gli esemplari della specie nordatlantica, in particolare, misurano solitamente dagli 11 ai 17 metri di lunghezza e pesano fino alle 60 tonnellate. Sono muniti di grandi fanoni usati per nutrirsi di piccoli crostacei come il krill e tendono ad avere un carattere piuttosto docile. Le femmine sono più grandi dei maschi e danno alla luce il primo piccolo a 9 o 10 anni di età dopo una gestazione di un anno, recandosi in seguito per partorire proprio nei pressi del Golfo di Biscaglia. Per sopraffare queste fortezze viventi, delle vedette si appostavano nei periodi autunnali in punti elevati sul mare, segnalando la presenza di gruppi con tamburi, campane o falò. Delle imbarcazioni leggere, le cosiddette lance, venivano a quel punto messe in acqua all'inseguimento delle prede. Queste, una volta raggiunte, venivano colpite ed uccise con un tridente, per poi venire trascinate a riva e squartate. Nei secoli successivi, i vantaggi della caccia alle balene franche spinsero a questa pratica anche altri popoli europei, come gli olandesi e soprattutto gli inglesi, trasformandola in una delle industrie più importanti e fruttuose della prima età moderna. I benefici dell'abbattimento di animali di una simile stazza sono abbastanza evidenti e molteplici. Possono essere sfruttate nell'alimentazione, specialmente nei periodi di grandi crisi.
La carne, nonostante il sapore molto forte, è parecchio coriacea e può essere dunque fermentata ed essiccata, permettendone una conservazione più duratura in apposite dispense. Perciò, data l'impressionante dimensione di questi animali, se ne possono ricavare diverse tonnellate. I fanoni e le ossa, se lavorati, possono addirittura diventare ottimi oggetti di arredamento e di vestiario, ma è soprattutto un elemento in particolare a rappresentare il vero tesoro nascosto in questi giganti oceanici. L'olio. Ottenuto facendo bollire il caratteristico grasso sottocutaneo, usato dalle balene come importante isolamento termico nelle fredde acque in cui vivono. Si tratta di un prodotto molto infiammabile. Per questa ragione esso veniva adoperato nell'illuminazione delle case, dalle candele al camino fino ai lampioni accesi per le strade. In un mondo dove l'eccessiva deforestazione stava iniziando a rivelarsi una realtà concreta, l'utilizzo di questo pregiato olio sembrava all'occhio dei nostri antenati una possibile alternativa al legname. La maggior richiesta di luce da parte di tutte le grandi città europee spinse ad un incremento nella caccia ai cetacei. Ma mentre le prime metropoli, da Parigi a Londra, brillavano e si sviluppavano, nel mare la situazione iniziava a diventare sempre più critica. Le balene franche stavano cominciando a scomparire. Questa specie, infatti, è conosciuta in inglese con il nome di right whale, ovvero balena giusta, sia per il fatto che fossero molto semplici da abbattere e sia per il fatto che le loro carcasse, a differenza di quelle di altri cetacei, rimanevano a galla dopo l'uccisione, permettendone un recupero nettamente più agevole rispetto ad altri suoi parenti. Per via di questo casuale insieme di caratteristiche, erano divenute sempre più rare lungo le coste, spingendo i marinai sempre di più in mare aperto. Siamo ormai agli albori del XVIII secolo. L'uomo europeo ha conquistato le Americhe e gli Stati Uniti iniziano ad affermarsi come potenza mondiale insieme alle altre grandi nazioni del vecchio mondo. Luoghi come la sperduta isola di Nantucket o New Bedford, nel Massachusetts, si trasformarono ben presto tra i porti di punta dell'industria baleniera. Nell'inoltrarsi però in acque sempre più profonde e lontane dalle zone costiere, i balenieri entrarono maggiormente in contatto con ulteriori specie di grandi cetacei, aventi caratteristiche più pregiate delle ormai rare balene franche. Una fra queste divenne nota per il caratteristico temperamento molto più aggressivo, le enormi mascelle e il robusto capo, su cui si basa il suo stesso nome. Il capodoglio. Si tratta di un animale molto diverso dalle placide balene finora sterminate dai nostri antenati. Misura fino a 18 metri in lunghezza per 40 tonnellate di peso. Nonostante tenda ad essere molto più leggero delle balene franche, non è però altrettanto tranquillo. È infatti il più grande animale vivente munito di denti, e ciò lo rende una preda molto più difficile da abbattere. Il capodoglio è di fatto un cacciatore attivo e, se minacciato, può avere reazioni molto meno prevedibili. Le sue poderose mascelle sono sufficienti per staccare una gamba ad un essere umano e con il suo robusto capo e la formidabile coda può tranquillamente affondare le lance dei balenieri. Ma è proprio la sua enorme testa l'obiettivo dei marinai. Qui è infatti contenuto il più pregiato fra gli oli di balena, lo spermaceti. Questa sostanza cerosa si ipotizza che costituisca una parte fondamentale nelle funzioni di ecolocalizzazione, protezione e controllo del galleggiamento dell'animale, ma soprattutto tende a essere maggiormente infiammabile e ad emanare un odore più gradevole degli oli ricavati dalle altre balene. Lo stesso nome inglese dell'animale, sperm whale, deriva da questa peculiare caratteristica che, assieme al classico grasso sottocutaneo, si dimostrò il più efficace combustibile conosciuto fino all'inizio dell'Ottocento. Un ulteriore prodotto molto prezioso contenuto nei capodogli è la cosiddetta ambra grigia, situata nel loro intestino. Si tratta di una sostanza solida e grigiastra, derivante presumibilmente dalle ghiandole cutanee dei cefalopodi ingeriti, e che venne subito impiegata nella preparazione di preziosi profumi. Per tutta questa serie di ragioni, i balenieri predilissero come nuovo bersaglio i capodogli, fabbricando armi più efficienti per la loro uccisione. Vennero costruiti arpioni più robusti e navi sempre più grosse e massicce, le baleniere, adatte per poter stipare i ricavati del capodoglio e la grande quantità di viveri necessaria per i lunghi viaggi in mare aperto.
Infatti, dato che i luoghi di raduno dei capodogli erano molto lontani dalle coste, i marinai impiegavano mesi, se non addirittura anni, per scovare esemplari sufficienti da macellare. Per questo motivo, onde evitare che le carcasse marcissero, tutte le baleniere vennero dotate degli elementi necessari per la lavorazione del corpo della balena, tramutandosi in delle vere e proprie industrie mobili. Ed ovviamente, assieme anche alle armi, cambiarono anche le tecniche di caccia. Quando il capodoglio veniva avvistato, si calavano le lance, solitamente due o tre, cariche di sei uomini ciascuna. Cinque remavano ed uno, ovvero colui a cui spettava il compito di abbattere il capodoglio, rimaneva al timone. Nel momento in cui erano sufficientemente vicini alla balena, l'ufficiale dava l'ordine al timoniere di alzarsi e lanciare l'arpione. Quest'ultimo veniva conficcato in una particolare arteria situata vicino alla pinna pettorale, uno dei pochi punti deboli esposti dell'enorme cetaceo e che ne permetteva una grande fuoriuscita di sangue. Questo però non uccideva subito il capodoglio, ma lo spingeva a fuggire, facendo restare l'imbarcazione agganciata ad esso. In uno spettacolo mozzafiato, il disperato e furioso animale trascinava impetuosamente la lancia con i marinai a bordo, in quello che è conosciuto in gergo tecnico come la slitta di Nantucket. Questo lungo calvario poteva durare dai 20 minuti fino addirittura alle 24 ore, a seconda della robustezza e delle dimensioni dell'esemplare attaccato. Con l'animale ormai senza forze, l'ufficiale si avvicinava e lo colpiva con un arpione più lungo per perforargli i polmoni e farlo affogare nel suo stesso sangue. La balena non poteva essere caricata di peso sulla nave, così la si tagliava in lunghi tranci per poi introdurli in enormi pentole di ferro per lavorare il grasso e produrre l'olio. Più grande era la preda, più grande sarebbe stato il guadagno, ed i balenieri erano dunque maggiormente incentivati ad uccidere sempre più esemplari. Era così iniziata la grande era della caccia alle balene. Tonnellate di spermaceti venivano scaricate ogni giorno lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. Possenti baleniere salpavano dai prestigiosi porti di Nantucket e branchi interi di capodogli venivano continuamente attaccati e sterminati. Sulle navi si imbarcavano persone di ogni genere, dagli esperti cacciatori ai figli dei grandi imprenditori d'olio locali, fino alla gente più umile, spesso ragazzini, che decidevano di imbarcarsi alla ricerca di avventura e di un tozzo di pane. La caccia però ad animali grossi e pericolosi come i capodogli comportava continuamente rischi notevoli e le tragedie durante le battute di caccia erano all'ordine del giorno. Marinai dagli arti mozzati o totalmente mutilati dalle fauci della balena, scialuppe distrutte o addirittura navi intere danneggiate erano di fatto avvenimenti comuni, senza contare le lunghe odissee in mezzo all'oceano per scovarli. Uno dei casi più estremi di incidenti avvenuti durante una di queste spedizioni è il famigerato affondamento della baleniera Essex, avvenuto nel novembre del 1820 e causato dall'improvviso attacco di un enorme maschio di capodoglio. Ciò probabilmente avvenne per il fatto che il maschio avesse confuso l'imbarcazione per un rivale, decidendo dunque di caricarlo. La nave colò a picco nel tempo necessario da permettere a quasi tutto l'equipaggio di mettersi in salvo sulle scialuppe, ma furono le scarse riserve di cibo ed acqua a decimarlo. Su 20 marinai che erano presenti a bordo dell'Essex, soltanto 8 sopravvissero, ed alcuni fra questi furono addirittura costretti a cibarsi dei corpi dei loro compagni morti. Da questa tragedia anni dopo, lo scrittore americano Herman Melville pubblicò uno dei libri simbolo di questo periodo storico ed un classico della letteratura statunitense, Moby Dick, la leggendaria balena bianca. Eravamo ormai al culmine della grande epopea della caccia ai cetacei quando il sanguinoso commercio dello spermaceti iniziò lentamente a decadere. I motivi del declino furono molteplici, quali la nascita dell'industria petrolifera e l'incombente guerra civile americana. Fino a quel momento, l'olio di balena era l'unico combustibile per le lampade, ma venne sostituito in fretta con il cherosene, un sottoprodotto della lavorazione del petrolio. Oltre a ciò, la popolazione di capodogli era diminuita drasticamente, tanto che divenne sempre più difficile scovare abbastanza esemplari. Secondo alcuni studi svolti sui diari di bordo di alcuni marinai dell'epoca, è emerso anche un altro interessante fattore. I capodogli potrebbero aver imparato a sfuggire e a difendersi dalle baleniere stesse.
Infatti, all'interno delle pagine di questi ultimi è riportato come alcuni branchi di capodogli avessero iniziato a smettere di raggrupparsi attorno ai piccoli in caso di pericolo, cosa che facilitava i balenieri. Oppure come altri esemplari nuotassero controcorrente per sfuggire alle barche a vela e come altri ancora avessero iniziato ad attaccare molto più spesso le imbarcazioni. Tuttavia, nonostante il mercato dell'olio stesse andando in bancarotta, la stessa cosa non si poteva dire per la carne. Con l'inizio del XX secolo anche altri stati, come Giappone e Russia, si unirono alla caccia. Questa volta i grandi cetacei vennero cacciati principalmente per le risorse alimentari e perciò si iniziò a prediligere specie sempre più grandi, fra cui non solo i pochi esemplari di capodoglio rimasti, ma per la prima volta anche megattere e le colossali balenottere. Anche le armi cambiarono nuovamente. Con l'avanzare delle tecnologie vennero fabbricati arpioni con carica esplosiva, in grado di essere sparati da un cannone posto alla prua della nave, rendendo quindi più facile e sicura l'uccisione delle enormi prede. Nel corso delle due guerre mondiali, per rifornire di cibo la popolazione in crisi, si stima venissero uccisi anche 50.000 esemplari all'anno, tanto da indurre le autorità dei paesi interessati a tentare di porre un freno alla caccia indiscriminata. Durante gli anni 70 e 80, le campagne di sensibilizzazione portarono alla firma di trattati internazionali che regolano il commercio dei prodotti derivati dall'industria baleniera e alla creazione di un sempre maggiore numero di aree di protezione. Ad oggi, la caccia alle balene è vietata nella maggior parte del mondo, ma in alcuni paesi, come il Giappone, la Norvegia o la Groenlandia, è una pratica ancora ampiamente diffusa. Questa lunga e sanguinolenta tradizione, nel giro di un paio di secoli, è stata sufficiente ad allontanare progressivamente le maestose balene franche dalle acque dell'Atlantico, riducendo la popolazione della specie nordatlantica ad appena 400 individui, mentre per i capodogli si stima che ne siano stati sterminati più di 1 milione. Per queste ragioni si ritiene che ormai non rimanga più del 10% della popolazione originale di grandi cetacei. Lo sterminio da parte dell'uomo delle balene non è che soltanto uno degli eventi catastrofici che la nostra specie sta portando avanti da decenni. Il cambiamento climatico, l'inquinamento dei mari e la conseguente scomparsa di tantissime altre specie viventi stanno sfociando in una vera e propria estinzione di massa. Abbiamo visto come durante la nostra lunga storia siamo riusciti a mettere in ginocchio, armati prima di rudimentali utensili e poi di veri e propri cannoni, le più grandi creature che siano mai vissute sulla Terra. L'era della caccia alle balene, cominciata agli inizi del Medioevo e che continua tutt'oggi in alcune parti del mondo, non è che solo una delle molteplici piaghe causate da Homo sapiens. Un semplice bisogno di cibo e di illuminazione ha scaturito uno degli stermini più devastanti attuati dall'uomo contro la natura, con un numero di vittime totali incalcolabile. Ma è pur vero che noi stessi siamo parte del mondo naturale, perciò non abbiamo alcun diritto morale di portare all'estinzione le creature con cui dividiamo questa terra.